Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Scusate, ma dobbiamo chiudere qui con le domande. Grazie e arrivederci. Real 70. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una... Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva rueda, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo, pero despega, te llena de excesos que ni te llenan, recibes dos besos que no hacen por uno, qué flaco está tu corazón mientras más come tu consumo. ¡Olé! Match attesissimo oggi tra due delle protagoniste annunciate di questa competizione. Giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Ben trovati amici da parte di Piero Gibardo e Stefano Nava, che mi affiancherà come sempre per il commento. Riflettori puntati sulla UEFA Europa League per questa sfida valida per la fase a gironi. Partita che promette grandi emozioni. Inizia il lungo cammino che ci porterà alla finale della UEFA Europa League. Primi tre punti in palio oggi. Fondamentale partire con il piede giusto. Ecco la formazione della squadra di casa. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro, dalla difesa avversaria.
puntano molto sul pressing a tutto campo per il recupero del pallone. Pensi che il loro allenatore l'abbia preparata così, Stefano? A giudicare da come si schierano in campo è probabile che vogliano mettere pressione alla squadra avversaria per impedire loro di ragionare con la palla. Sono curioso di vedere quali saranno gli effetti. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Entrata decisa. Dumbia. Suggerimento interessante. Può ricevere la posizione interessante. Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Ha segnato con un potente tiro al volo sulla destra, nonostante il disperato tentativo di intervento del portiere avversario. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Acuña. Fekir. Attenzione, ottima visione di gioco qui. È in buona posizione. Opportunità. Tiro respinto. Distinto il difensore. Spazza via. Sakai. Wendel. L'arbitro non ha visto il fallo in questa circostanza. Si lascia correre. Prosegue qui dell'avanzata. Bruno Fernandes. Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. Occhio al corner. Lo vede, è in zona cross. Bruno Fernandes. La mette in mezzo. Bravo qui il difensore che allontana. Possibilità per la ripartenza. Possono sfruttare la ripartenza. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Ha spazio davanti a sé. Occhio al traversone. Acuña. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Attaccante protagonista qui di un'ottima giocata, segnato nonostante fosse stretto nella morsa dei difensori. Un gol di pregevole fattura che unisce tecnica e potenza. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Brutto passaggio, recupero facile. Vediamo cosa inventa ora. A metri sulla fascia. Pallone recuperato. Sventa qui la minaccia.
Attenzione, siamo in area. Lascia partire il tiro. Niente da fare qui per il portiere. Gol giunto sul pallone, riconquistato grazie al pressing. Il tecnico avrà sicuramente apprezzato. Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. Tutto è nato da un cross dalla sinistra, doveva solo metterla dentro. Bravo qui l'attaccante a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol. Molto bella la conclusione. Sì, Pierre, hanno sfruttato l'occasione. Sono sotto di una rete, il tecnico dimostra di non gradire l'atteggiamento dei giocatori e vediamo se riuscirà a motivarli. Il punteggio adesso è di 2-1. Leo Del Vangioni. Bravo qui a smarcarsi. Se ne può andare adesso. Fondamentale il difensore. Fekir. Lo ferma ma non controlla. Sakai. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Cerca con questo lancio in profondità. Può ricevere la posizione interessante. Avanza verso la porta. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Occhio al contropiede qui. Buona l'idea qui. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe una potenziale occasione da gol. Posizione di offside al limite, ma credo si trovasse oltre l'ultimo difensore. Bruno Fernandes. C'è spazio per andare. Fallo, nessun dubbio per l'arbitro. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Provato a pescare il jolly con questa conclusione dalla distanza, la potenza c'era tutta, la mira un po' meno. Palla fuori di poco, ma tentativo comunque apprezzabile per coordinazione, forza e soprattutto coraggio. La lavagna luminosa, sono 4 i minuti di recupero. 4 i minuti concessi dall'arbitro. Ecco il tiro. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Gol che riporta il match in parità e riapre i giochi. Ultimi scampoli di primo tempo, tutti da vivere in attesa della ripresa che si preannuncia, attenzione, scoppiettante. Hanno trovato nuovamente il gol della parità, la partita ancora molto da dire. Bruno Fernandes. E dopo 45 minuti di gioco, dunque il punteggio è in parità sul 2-2. Ha giocato davvero bene nei primi 45, vedremo se si ripeterà sugli stessi livelli. Oh là là, è una prestazione fin qui eccellente, ne ha messi due. La caccia della tripletta, magari del gol decisivo per dare la vittoria alla sua squadra. Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a gironi. I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre nell'intervallo, come giusto che sia. Vediamo come cambieranno le cose dunque nella ripresa. Perdono palla banalmente.
Wendel. Sakai. Ed ecco, con l'aiuto della regia, il match che attende i padroni di casa nel prossimo turno di Serie A. Palla recuperata dagli avversari. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone è in rete. Sono avanti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima. Un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Ecco la reazione del tecnico alla conclusione che regala il vantaggio alla propria squadra. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. È arrivata l'ufficialità. Mats Hummels è passato all'Ipsia dal Borussia Dortmund. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Palla in out, sarà rimessa laterale. Ci sarà una sostituzione. Passaggio calibrato male, il pallone esce. Feddal. Leo del Vangioni. Tekir. C'è un'ottima rete di passaggio. Pallone invitante. Può cercare il cross. Tekir. Vanno in due per provare a contrastarlo. Nabil Fekir. Murato dal difensore. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio se sfrutteranno questo corner. Palla verso il centro dell'area. La conclusione al volo. Palla consegnata agli avversari. Bruno Fernandes. È in buona posizione. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio al contropiede qui. Buon pallone filtrante. Palla che torna alla difesa avversaria. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Ci sono metri a disposizione. È entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come volevasi dimostrare, Pierluigi. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto. Può metterla in aria, Cercare una deviazione vincente. Cerca il secondo palo. Ottima la lettura del difensore che ha capito. Cerca la porta. Tira il respinto dal difensore. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Acuña. Recupera palla intercettando bene il pallone. Dumbia. Bruno Fernandes. Vediamo cosa inventa ora. Occhio al tiki-taka prolungato. Ruiz. Ridà indietro il pallone al compagno. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. C'è il cambio in arrivo.
Dumbia, Bruno Fernandes. Posizione ideale. Intercetta un pallone pericolosissimo. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore può essere decisivo. Nano, buon lo spunto qui. Attenzione! Tiro respinto. Possono provare a chiudere la partita, attenzione al corner. Passa in mezzo a cercare la testa di un compagno. Nulla di fatto qui. Vediamo cosa fa ora. Nano prova a calciare e l'ha messa. Un altro gol che consente di allargare la distanza tra le due squadre. Specialista su queste situazioni il difensore. Una grande soddisfazione per lui, Pierluigi. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Si riparte sul punteggio di 4-2. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90°. Ricevuto, grazie Matteo. Buona qui la lettura del difensore. Prima gara del girone che va dunque in archivio. Primi tre punti per loro. Risultato importante per la classifica e per il morale. Ah, indubbiamente, Pier. L'aspetto psicologico in queste competizioni può fare la differenza. Vincere aiuta ad affrontare le prossime sfide con meno pressione addosso. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta. Una prestazione di grande impatto. Segue qui dell'avanzata. Bruno Fernandes. Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie. Occhio al traversone. Acuña. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Battita. Attenzione, siamo in area. Lascia partire il tiro. Niente da fare qui per il portiere. Gol giunto su un pallone riconquistato grazie al pressing. Ecco il tiro. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone è in rete. Sono avanti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta per... Ci sono metri a disposizione. Vediamo cosa fa ora. Prova a calciare e l'ha messa. Un altro gol che consente di allargare la distanza. Grazie mister, è un piacere averla ai nostri microfoni.
Liberiamo il mister. È tutto, grazie.